Spero si senta, buonasera a tutti. Eh, io mi chiamo Massimo Cuto, faccio il giornalista da troppi anni. E innanzitutto, buonasera a tutti quanti. Eh, è un piacere avervi qui eh, a parlare di libri eh, in una giornata estiva in cui si poteva tranquillamente andare al mare. Vi ha richiamati sicuramente eh, qui la presenza dell'autrice di un libro su Giacomo Puccini di cui quest'anno ricorre il centenario della morte e questo libro è stato scritto da questa eh, signora eh, che è alla mia destra, alla mia destra per ragioni tecniche e, e, e si chiama eh, Beatrice Venezi, la conoscete tutti quanti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Beatrice Venezzi è un direttore d'orchestra ed è un pianista, un pianista o una pianista a scelta. <ride> e, ha scritto questo libro che non è il suo primo e questo libro, lei gioca in casa eh, perché eh, si intitola Puccini contro tutti. Puccini ovviamente sapete tutti che era di Lucca e Beatrice Venezzi è... Di Lucca e, e le chiedo immediatamente perché Puccini contro tutti, a meno che non ci riferiamo a quella frase che è in qualche modo evidenziata nel libro di Puccini stesso che dice: Contro tutto e contro tutti, fare opera di melodia. Ancora una volta, buonasera, sono molto onorata di essere qua, di tornare alla Versiliana, nella, eh, nella mia Toscana. Eh, è, sempre, è sempre una grande emozione potersi confrontare con il pubblico, diciamo di casa. Ecco, quindi sono veramente felice di essere qua. E questa è una delle prime presentazioni, appunto, di, di questo libro che è uscito quest'anno in occasione del centenario: eh, Pucciniano, eh, il centenario della morte di Giacomo Puccini, un rivoluzionario, un anticonformista, un musicista. Geniale, un innovatore, un uomo attento all'innovazione, attento alla modernità, eh, tanto nella sua vita quanto nelle sue opere. Perché Puccini contro tutti? Puccini, eh, tanto per cominciare, eh, soffre un po' eh, di quell'italica malattia che, eh, che ormai è un po' uno sport, che è sempre stato, evidentemente un po' uno sport nazionale. C'è cioè un po' di invidia no? per il successo eh, e quindi l'ultima. Ehm, opera di immediato successo eh, che lui scrive e che incontra immediatamente appunto il successo di pubblico e di critica è la sua terza opera, ma non l'esco, proprio l'opera che dirigerò questa sera al Festival Puccini eh, e dopo eh, come dire, il troppo il, il troppo successo, la troppa innovazione, tutto quello che in realtà poi lo porta ad essere uno dei più grandi compositori d'opera Colui con il quale poi si chiude la stagione del grande melodramma italiano, in realtà, um, uno dei compositori più rappresentati in tutto il mondo. Pensate che nella top 3 eh, delle opere più rappresentate al mondo, un'opera pucciniana c'è sempre, ogni anno. Questo a livello globale proprio. E quindi ecco, nonostante tutta questa innovazione, eccetera, evidentemente un po' per, soffrendo della critica prezzolata, come nel caso di Madame Butterfly, che è uno dei casi che racconto nel libro, un po' evidentemente perché troppa innovazione in questo, a questo paese fa sempre. Eh, è sempre difficile farla digerire, e eh, in questo senso ci racconta moltissimo dell'Italia di allora e anche dell'Italia di oggi. Beh, eh, in questo senso è, è sempre stato Puccini contro tutti: perché contro tutti fare opera, fare melodia? melodia? Eh, perché le avanguardie dell'epoca che guardavano molto in realtà la musica mitteleuropea, quindi le, le, le avanguardie che nascono eh, all'incirca no, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, si sviluppano tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Eh, uno su tutti, eh, chiaramente eh, la tonalità, eh, tutto, tutto quello che riguarda appunto il, il mondo dell'avanguardia, ecco, cerca di rompere quel meccanismo di comprensibilità e di immediata eh, capacità di, di comprensione da parte del pubblico, cosa che invece la melodia favorisce. È per questo che Puccini contro tutti... Eh, riesce invece ancora a parlare al pubblico e ancora oggi mantiene viva ed intatta questa sua capacità comunicativa nei confronti del pubblico ed è però anche il motivo questa comunicabilità questa facilità è anche il motivo per cui Puccini è stato considerato per troppo tempo questo lo dico io eh, musica troppo semplice la sua musica troppo semplice troppo pop ehm, per essere accettata nei teatri più blasonati, nei teatri italiani più blasonati. Ci sono stati grandi direttori che non hanno mai affrontato il repertorio Pucciniano proprio per questo tipo di eh, pregiudizio nei suoi confronti. Invece direi che quest'anno, a, a cento anni dalla morte, possiamo permetterci anche di fare pace con la, con la storia, veramente, con la storia della musica e con il genio di Giacomo Puccini e soprattutto finalmente iniziare a considerarlo per quello che è. Uno eh, dei grandi geni della musica classica, della cosiddetta musica classica del Novecento, della musica colta del Novecento, uno di coloro che ha cambiato le sorti veramente della musica del Novecento. Mm. Mi, ag mi aggancio a quello che è stato mh, appena detto per eh, calcare ancora. Eh, la riga su eh, Puccini Pop, Puccini Pop, ma contemporaneamente avanti, avanti. Eh, lo stesso insuccesso era capitato, guarda caso, a Milano a Pirandello con i sei personaggi, quindi evidentemente è una sorte mh, che affligge i geni. Assolutamente. E, detto questo, eh, è facile indovinare il pop di eh, Puccini sfogliando eh, le pagine del libro, quando lui eh, chiede ai suoi librettisti, eh, forza, esprimetevi il cuore e il cervello e preparatemi quella tal cosa che faccia piangere il mondo. Ecco, questo è il sentimento che è qualcosa di molto diverso rispetto al sentimentalismo, alla retorica. Vuole spiegarlo? Sì, non c'è retorica. Non c'è mai retorica nel, nella musica di Puccini. C'è sentimento, c'è emozione, c'è sangue che scorre nelle vene. Ci sono personaggi che potremmo forse incontrare dietro l'angolo in qualsiasi momento, eh, potremmo essere noi stessi quei personaggi, però grazie a quelle opere, grazie all'intensità di quelle opere riusciamo a vivere delle emozioni straordinarie, delle esperienze, perché no, anche catartiche straordinarie. Eh, la, la modernità di Puccini, il gusto per l'innovazione, il gusto per la modernità a cui accennavo prima lo si vince da tante cose, tanto per cominciare il... La velocità della narrazione eh, aumenta, eh, è molto vicina alla sensibilità pre-cinematografica. No? È quasi eh, a me quando chiedono chi è che ha inventato il cinema, secondo me Puccini ha inventato il cinema perché lo inventa nel senso eh, in inventa questa forma di eh, narrazione così veloce, ripeto, al passo con i tempi della modernità del secolo breve. E, e, e allo stesso tempo eh, come dire, nei ne dettagli anche poi le, le psicologie dei personaggi eh, in un modo in cui forse soltanto il cinema e le serie televisive eh, che ancora oggi vediamo che oggi vediamo insomma, ehm, hanno questo tipo di, di sensibilità e, e poi il Puccini uomo era un amante della, della velocità perché amava le, le auto veloci Dell delle barche veloci, dell'innovazione, del, eh, del, per esempio l'innovazione anche nel curare la propria immagine, nel raccontare la propria immagine attraverso dei filmati. Ehm, dove, veniva, come di, come dove si faceva ritrarre i momenti di vita privata, che era una cosa che per l'epoca, oggi con Instagram ovviamente è una cosa scontata, ma per l'epoca era una cosa inaudita, no? mai vista prima. Um, e poi ancora penso alla sua casa di Viareggio, per esempio, l'ultima che, che fece costruire e di cui seguì proprio la costruzione passo dopo passo, pensate che a un certo punto fa inserire un impianto di irrigazione automatica per l'epoca doveva essere una cosa, la, la cosa più moderna che ci potesse essere. Una casa essere. domotica. Domotica, esatto. E quello che hai appena detto mi offre due ganci che non voglio perdere. Il primo me lo suggerisce la presenza in prima fila di Carmen la sorella, eh, che, <ride> che passerà poi su questa sedia per parlare del suo libro. Perché nel suo libro ci sono... Tre pagine, quattro forse, sul sentimento della butterfly, giusto? <ride> <ride> e, e quindi eravamo proprio in media stress. L'altro gancio è la velocità, le macchine, le donne, la cucina, era un goloso Puccini, aveva una cuoca a cui chiedeva dei piatti. Tutto questo mi fa pensare ad un altro contemporaneo estremamente famoso di Puccini sodale in qualche maniera di Puccini con il quale però che tra l'altro abitava anche alla Capponcina con il quale però non c'è stata comunanza di intenti e cioè Gabriele D'Annunzio perché non è stato il librettista di Puccini e con il rimpianto di quello che poteva essere naturalmente è stato non è? Eh sì, con eh, il, il rimpianto per noi di, di non vedere l'opera che avrebbero potuto scrivere assieme. Eh, io credo che ci fosse un problema di ego semplicemente. Eh, si scrissero per molto tempo, si scambiarono idee sui libretti, addirittura eh, D'Annunzio eh, mandò, eh, inviò a Puccini una serie di appunti, di, però era sempre come dire troppo prolisso rispetto a quella modernità nella narrazione di cui aveva necessità a Puccini, a quell'esigenza drammaturgica, cioè per lui la cosa più importante era il teatro, era l'azione drammaturgica, eh, più che la, la forma, diciamo sotto un profilo eh, letterario. Ehm, non che la forma non facesse attenzione, tutt'altro, però, interveniva spesso e volentieri a gamba tesa sui suoi librettisti. La famosa frase E muoio disperato della Tosca è sua. La scrive Puccini di suo pugno, non i suoi librettisti. E, e probabilmente per l'ego dell'uno e dell'altro, probabilmente questo progetto è naufragato. Ma evidentemente La, 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 come posso dire, la, la scrittura d'annunziana, evidentemente non era. Non si no, non lo confaceva. No. Ma neanche quella di Verga, peraltro neanche quella di Verga. Infatti, c'è sempre l'equivoco. Puccini è un verista. No, Puccini non è un verista, Puccini è. A mio modo di vedere, un, eventualmente un naturalista, cioè afferisce al naturalismo francese, dove c'è un, un punto di vista. Eh, borghese, comunque, sempre e comunque, no? anche se c'è un determinismo evidente sui, eh, rispetto ai personaggi che porta in scena. E penso in modo particolare alle eroine pucciniane, eh, che sono sempre e comunque determinate: come dire, la loro sorte, il loro fatto è determinata dalla loro stessa natura. E questo è evidente fin dalle prime battute eh, dell'opera. E, e forse a proposito di donne, vale, vale la pena eh, aspettare anche un altro, un altro eh, mito cioè Puccini ma tutte queste donne le uccide tutte, le fa morire tutte ma allora le odiava le donne questo Puccini, non è vero ma non è assolutamente vero eh, c'è questo revisionismo eh, questa cancel culture ormai imperante eh, ho letto di, recentemente di una polemica rispetto alla Turandot eh, proprio di, di Puccini portata in scena al Met di, di New York, al Metropolitan dove il Metropolitan, il teatro in qualche misura, metteva le mani avanti no? e diceva: Quest'opera è piena di cliché sulla comunità cinese. Eh, e noi ci dissociamo, no? ecco, quindi ehm, è chiaro, era un'epoca completamente diversa, ma la sua era una curiosità autentica nei confronti tanto sì, del colore sì. locale, cioè di quello del, dell'ambientazione delle sue opere, quanto delle donne. Una curiosità autentica e, che viene dimostrata dalla profondità di scrittura che riserva ai personaggi femminili, dalla profondità, dalla tridimensionalità di questi personaggi che vengono descritti e, e approfonditi sotto un profilo filo psicologico in maniera molto più eh, appunto rotonda rispetto a quella dei, eh, dei personaggi maschili sì eh, credo che eh, c'era un libro di Alberto Bevilacqua che si intitolava Il curioso delle donne credo che sia perfetto per Puccini nella vita privata e poi ovviamente nella trasposizione artistica c'è un vecchio detto che dice che nella vita di ogni uomo c'è poi in realtà una sola donna e le altre fanno spessore e' è stata sua moglie, eventualmente quest'unica donna, e poi, e poi ancora. Tutte queste donne che lui ha amato sono tutte donne che lo amavano e mh, sono state con lui un po' come le donne di Ulisse, cioè nessuna, nessuna donna di Ulisse si è sentita abbandonata, anzi nel momento del saluto, del commiato, eh, il bagno nei... Nei, nel, nel mare, il balsamo, la profumazione eh, e il bacio d'addio. Ecco, è accaduto un po' lo stesso con Puccini. Puccini aveva un grande savoir-faire, evidentemente. Assolutamente. Eh, però penso che, appunto, la, la vera donna, comunque, l'unica donna che è sempre presente nella vita di Puccini. Elvira. È Elvira. Elvira, perché Elvira è tosca. Mm. Eh, qual occhio al mondo può star di paro? Eh, 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 si riferisce all'occhio nero di Elvira, no? Ecco, eh, Elvira è tosca, la donna gelosa, Elvira probabilmente è anche Turandot. La, la Gelida, la principessa di Gelo, c'è cioè chi, chi ha dato anche questa lettura eh, di Turandot e di Liu con la vicenda eh, del, della Manfredi, ecco, ehm, Però c'è sempre, sempre la figura di Elvira, comunque che alegge e che è stata fondamentale la sua Topisia, come la chiamava. Loro si chiamavano Topisio e Topisia rispettivamente. Eh, e quindi ecco, è, è sempre stata presente e fondamentale nella vita dei Puccini. Sì, ehm, c'era una cosa da aggiungere da, mh, sul Puccini che mi ha molto colpito. Una piccola cosa: su cu Puccini, curioso delle donne, una delle sue amanti diventerà tale durante un viaggio in treno nel senso che è una conoscenza eh, con la dirimpettaia di poltrona e, e, e lui le fa delle come domande mi -mi. come Mimì, -mi, certo. come Mimì, -mi. certo, certo chissà quante volte ha utilizzato questo stratagemma che geli da manina se la lasci eh sì, riscaldare eh. è proprio c'è cioè, molto della sua vita nelle sue opere e soprattutto c'è tanto veramente di vita vissuta in queste opere e lui lo diceva, lo scriveva diceva proprio io devo amare devo amare per poter scrivere e quindi credo che ci fosse un po' anche questa la comprensione da parte di Elvira di questa sua esigenza mi viene da pensare se eh. Mm, nel libro c'è eh, a un certo punto, una, anzi all'inizio, un prologo in cui Beatrice cammina per Lucca e dice mi sembra di vedere uscire da un angolo Puccini. Puccini sarebbe sicuramente rimasto abbagliato da questa donna, conoscendone i gusti. E, ecco, vorrei parlare ancora un attimo di te, lei, non, non mi ricordo cosa ci davamo tu, ci diamo direi, dai. Tu. E tu vieni da un libro che è stato molto importante eh, le sorelle di Mozart eh, e cioè tutte quelle donne che eh, hanno avuto un peso importante nella musica tutte, e però sono sempre state considerate figlie di mogli di sorelle di e tu hai inteso collocarle invece nel contesto al quale appartenevano e darle, dare loro l'onore che meritavano probabilmente. Ma sì, perché tra l'altro si fa sempre questa narrazione, si tende sempre a fare questa narrazione, cioè quando una donna eccelle è un'eccezione che conferma la regola. Questo è quantomeno il tipo di narrazione che ne fanno i media, soprattutto in Italia. Eh, delle donne appunto che raggiungono determinate posizioni. E io credo che sia l'ora di invertire la rotta da questo punto di vista, anche per, per testimoniare alle giovani generazioni, alle giovani donne, alle, alle ragazze, che non è un'eccezione, che eccellere per una donna non è un'eccezione. E, e che di esempi di donne che hanno cambiato la storia della musica, ma credo che questo libro potrebbe essere scritto, applicato veramente a tutti gli ambiti in realtà. Che di donne, per quanto non vengano raccontate spesso e volentieri sui manuali, sui libri di testo, e questa è un'altra cosa su cui si dovrebbe lavorare, credo. In realtà non sono assolutamente un'eccezione, al contrario, hanno, ci sono donne che hanno cambiato il corso degli eventi eh, grazie alla loro attività, come il caso di Clara Schumann. Eh, Clara Schumann eh, viene ricordata come la moglie di. Robert Schumann, in realtà, è stata con lei grazie alla quale conosciamo il romanticismo tedesco come lo conosciamo oggi, sotto un profilo musicale, grazie al cenacolo che lei crea in casa Schumann con, ehm, con Brahms eh, e tutto quel mondo culturale, quell'elite ehm, quell culturale tedesca, appunto. Ed è solo uno dei tanti esempi che faccio nel libro. Quindi ecco invertire la rotta, cambiare il tipo di narrazione e fornire spunti di riflessione alle giovani generazioni. Questa era principalmente l'idea eh, del libro. No ecco. ti faccio un'ultimissima domanda, un flash e ti chiedo una risposta flash anche perché voi non lo vedete, ma ci fanno segno. Che dobbiamo chiudere che dobbiamo, che dobbiamo <ride> sì. chiudere eh, quanto è difficile oggi, oggi? Eh, per una donna fare il direttore di orchestra, o meglio, eh, tu sei giovane, brava, bionda, bella, hai una grossa visibilità mediatica, hai tutto per essere detestata in parte è così <ride> in parte è così da una certa parte è così mettiamo in questi termini e, e non ne faccio come dire mistero eh, non ne, no non, non è, gli altri non ne fanno mistero evidentemente no è che eh, c'è sempre stato qualcosa per cui essere sbagliati no eh, troppo esposta mediaticamente i capelli troppo lunghi il trucco no non va bene e l'abito no non ne parliamo ma mette pure i tacchi ma figuriamoci allora ecco, eh, eh, come dire, c'è sempre qualcosa che una donna deve dimostrare di saper fare meglio, no? Per poter essere messa alla pari. Eh, anche relativamente, per esempio, alla questione di direttore e direttrice, no? brevemente. Eh, ah, yeah. No, 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 ma non <ride> voglio entrare nella polemica assolutamente. Ma sapete quante volte mi è capitato di essere inserita, magari, no? eh, di vedere gli annunci. L'orchestra X diretta dal maestro e il nome di un mio collega. L'orchestra, X, la stessa orchestra, diretta da Beatrice Venezi, senza alcun tipo di, eh, di titolo accademico, né per maestro, quanto in realtà no, preso Uno con lode, con il <ride> massimo devoti e lode. Quindi ecco, credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare per le donne. Mi pare anche di capire, però, che ci sia eh, in realtà un, 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 con il ricambio generazionale, questa cosa diverrà sempre più, un, più facile. Bene, perché io bene. vedo un grande cambiamento nelle giovani generazioni. Speriamo. Comunque, allora noi abbiamo finito. Per chi questa sera sarà a Torre del Lago a sentire il concerto diretto dal maestro Beatrice Venezzi, sappia che non ha ancora deciso se porterà un abito nero o un abito rosso l'acca con gli strass. <ride> Io vi invito invece a festeggiare quest'anno il centenario di questo Toscanaccio geniale e, e soprattutto mi piace in chiusura raccontarvelo come. Un personaggio uscito da amici miei, io me lo immagino così, eh, da, ho potuto leggere le sue lettere, anzi vi consiglio di farlo perché sono al, per alcune oggi se, se scrivessimo queste lettere oggi probabilmente finiremmo in carcere, ecco, perché no, con il, il politicamente corretto che impera. Eh, lui è l'esatta negazione del politicamente corretto, è l'uomo delle zingarate con gli amici, è, è un denominio de assolutamente, è, è, è totalmente scorretto in tutto e per tutto, per cui è un personaggio estremamente moderno, un personaggio che ci piacerebbe incontrare e poter incontrare e con cui poter conversare oggi, ne sono convinta. Quindi vi invito a conoscerlo e vi invito ad ascoltare la sua musica straordinaria che ha ancora tante emozioni da regalarci. Grazie. Grazie e buona serata. Grazie. Signore e signori, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino. e lui? Sì, c'è qualcuno che ha dimenticato una giacca. Io mi chiamo Carmella Sorella, non l'avete detto. <ride> Allora, prego. Ammiraglio, che piacere. Abbiamo qui, signori, il capo di Stato Maggiore della Marina. D'altra parte, che sia un marinaio. La sua divisa ce lo dice. Senta, vogliamo cominciare da una cosa, visto che eh, c'è stato questo accenno al fatto di Puccini, che tra l'altro anch'io amo moltissimo e che ho messo proprio nelle prime pagine del mio romanzo perché eh, mi piaceva rappresentare un uomo che eh, aveva uno sguardo lungo, un visionario, e che tra l'altro con riferimento alle donne che amava le rispettava che è un elemento fondamentale. E allora io vorrei partire con l'ammiraglio che ha una carriera meravigliosa e qualcosa adesso la diremo, proprio da questo aspetto, la preghiera del marinaio, ci dica che cosa state provando a fare. Vada. Sì, ne... intanto buonasera a tutti, grazie di questo invito, è un... è un piacere essere qui, ringrazio il presidente della Versiliana che ha voluto iniziare questa stagione dal mare, dalla musica e dal mare, no? eh, quindi grazie e buonasera a tutte le autorità. Sì, io ne accennavo prima, ehm, la preghiera del marinaio, come moltissime cose nei marini delle Forze Armate, è molto maschile perché eh, dimentica che le donne sono entrate in marina 24 anni fa, per quanto riguarda la marina, il tono è stato scritto oltre 70 anni fa non, non. e quindi a un certo punto c'è un passaggio che dice noi uomini di mare di guerra, eccetera, no? Eh, quindi io sto adesso proponendo di modificare questo passaggio in noi donne e uomini di mare di guerra, perché eh, le donne ci sono, sono una realtà quest'anno. Eh, non mi pare poca cosa. Quest'anno abbiamo peraltro le prime capitane di fregata in comando sulle fregate, quindi un incarico importantissimo e, e sono parte di noi. Certo, e tra l'altro, poi passiamo naturalmente ad altro: la declinazione al maschile dei ruoli e degli incarichi è perché erano solo maschili, quindi ci dobbiamo abituare a declinarli al femminile perché è un riconoscimento, è un cambiamento sociale anche quello. Ed è quello che stiamo facendo. Benissimo. Allora, ammiraglio, eh, lei è capo di stato maggiore dal 21. Sì. Lei è Piemontese. Di Torino. Torino. Di Torino. Com'è questa cosa che poi arriva al mare? Ma veramente molto per caso. Io eh, a appare un ufficiale d'esercito, eh, ero in Belgio, studiavo in Belgio al liceo e ho visto questo ammiraglio. Era una giornata di neve, uh -huh. molto fredda, c'era questo ammiraglio con la mantella la barba bianca che camminava sulla neve, io ho detto, ecco, voglio essere come lui. Questo mi ha colpito e da lì, e da lì ho fatto la domanda per il concorso per l'Accademia e poi sono come arrivato. Vedete, qui. ci sono poi questi aspetti, tra l'altro senza fare per carità nessun paragone, mi viene in mente Orti, che è stato il presidente dell'Ungheria, dell eh, che pensate era un ammiraglio in un paese che non ha il mare. Laddove però, eh, diciamo, la radice c'era il fatto che lui era ammiraglio, evidentemente, del, della marina austro-ingarica, che di mari ne aveva parecchi. Ecco, in ogni, eh, diciamo, percorso, lei quindi dal 21 è capo di Stato Maggiore, ha una lunga carriera, tante missioni, eh, tante esperienze. Quando si arriva poi lì? E si arriva con sacrificio, si arriva con impegno, si arriva nelle condizioni che evidentemente accompagnano la nostra esistenza. C'è poi il desiderio di fare qualcosa, c'è cioè il desiderio di dire ecco io arrivo lì e devo fare questo. Lei si era dato, per esempio, un obiettivo come diciamo luce, faro, usiamo la parola, visto che siamo in tema di marina, di questa sua attività, naturalmente nel solco della tradizione navale italiana. Sì, l'obiettivo, eh, intanto devo dire che è stata un po' una sorpresa per me eh, essere nominato capo in quel periodo perché io ero stato nominato da pochissimo tempo, da due o tre, tre mesi, comandante in capo della squadra navale, quindi mi aspettavo un incarico triennale e poi c'è stata questa sorpresa eh, per cui non avevo un progetto pronto, no? il progetto era di eh, rendere la Marina sempre più moderna, efficiente ed efficace, all'altezza eh, di questo secolo. Ma poi dopo, dopo tre mesi è cambiato il mondo perché con l'invasione dell'Ucraina dell da parte della Russia il mondo è cambiato e quindi c'è stata un'accelerazione dove questa idea di modernizzare la Marina, di metterla a passo, ma di cambiare tutto i processi lavorativi, decisionali nostri e dell'industria della difesa che deve, doveva e deve cambiare passo, e sono diventati la parola d'ordine. Quindi questo è stato, cioè, la, la, modernizzare la Forza Armata il più possibile. Eh, mantenendolo al passo con i tempi e al contempo però continuando in un'azione che ho iniziato una ventina di anni fa di combattere questa gravissima malattia che si chiama sea blindness, che gli in inglesi chiamano sea blindness certo. cioè questa incapacità di comprendere quanto sia importante il mare no? e quindi questa è una cosa che, eh, che faccio, che faccio con, con i miei eh, qui c'è l'ammiraglio Ribuffo che abbiamo inserito nel, nel ministero del ministro Musumeci e che quindi tratta le politiche del mare perché dobbiamo renderci conto tutti noi, io sono torinese e l'ho capito tardi peraltro, che il mare è fondamentale per il nostro paese certo. e per l'umanità. Allora, approfondiamolo questo aspetto della centralità del mare, anche perché non basta dirlo, noi siamo una penisola, siamo calati nel mare, come al solito si dice abbiamo la testa in Europa e i piedi nel Mediterraneo, abbiamo una posizione strategica che, diciamolo, non è stata mai granché utilizzata fino in fondo. Ma la centralità del mare significa appunto convergenza, sì, perché la Marina Militare fa la sua parte, che altre istituzioni ne fanno altre, che quindi ci sia anche un coordinamento di queste cose, che ci siano politiche che viaggino insieme. Ecco, in questa direzione, che mi pare sia un'indicazione emersa ultimamente in maniera molto definita, ci sono passi concreti? Ci sono passi molto concreti, ne parlerà poi l'ammiraglio Ribuffo, che sta appunto stendendo il. La... Questo documento della politica del mare in genere per il nostro paese, questo governo ha creato il Ministero del Mare, già quindi il nome no, che è molto evocativo, ed è fondamentale. Non, sono pochi paesi al mondo che ce l'hanno eh, ed era ora che ci fosse. Quindi questo dà, eh, dimostra il cambio di mentalità che è fondamentale. No? Noi ricordiamo, diamo alcuni numeri per ricordare di cosa parliamo. Intanto se noi guardiamo una foto del, del pianeta Terra vediamo che è blu, perché i mari coprono, ricoprono il 70% del della superficie terrestre e quindi in maniera semplice, quasi banale, il 70% di quello che ci serve per vivere è o sopra o sotto la superficie marina. No? Eh, poi l'80% della popolazione mondiale vive entro 200 km dalla costa. In Italia, e questo è un dato poco conosciuto, il 30% della popolazione, 17 milioni di persone, vive entro 300 metri dalla linea di costa. Eh, il 90% del traffico, del traffico mondiale viaggia via mare, via mare si inquina sei volte meno che via strada e via autostrada. Internet, molti pensano che Internet viaggi via satellite, il 99% di Internet viaggia su cavi sottomarini, si parla di un, di un trilione di transazioni al giorno eh, e, e, e quindi il mare è centrale per il benessere e l'economia dell'umanità, peraltro gli oceani regolano le stagioni, eh, sì. ci restituiscono l'anidro di carbonio, come diceva eh, Custò, noi veniamo dal mare e dipendiamo dal mare. Lei ha citato dei numeri, io ne aggiungo uno, e scendiamo dentro il mare, sotto il mare, e questi fondali non li conosciamo, l'80% dei fondali che ci sono sul pianeta Terra noi non li conosciamo accennava internet che viaggia con i cavi, sappiamo come il terrorismo possa creare dei problemi a questi cavi interrompendoli, modificando, intervenendo in questa realtà. Ecco la subacquea nella marina moderna, che ruolo ha? E che ruolo ha nella marina moderna italiana? Come diceva lei, l'80% dei fondali è ancora inesplorato, il 97% dei fondali abissali è inesplorato, ma nei fondali abissali c'è tanto tu quanto ce n'è in tutta la crosta terrestre per esempio. No? Eh, noi oggi conosciamo meglio la superficie di Giove e di Marte e fondali Bissali e gli altri fondali. E questo è strano perché insomma, qui è casa nostra. No? Quindi la corsa allo spazio è comprensibile, è necessaria. Investimenti per miliardi di euro di dollari sott'acqua non si è investito quasi niente. No? Stiamo tutti partendo adesso nel mondo, qualcuno è partito un po' prima. Ma fondamentalmente ci si è finalmente resi conto che eh, il cibo del prossimo secolo proverà prevalentemente dal mare, che appunto ci sono i minerali che oggi non sono accessibili perché mancano ancora le tecnologie. Eh, per l'Italia le infrastrutture critiche sono quasi tutte subacquee, quindi cavidotti, condotte, ma adesso i grandi data center che, hanno, che, in, che riscaldano moltissimo e quindi inquinano, vengono messi sott'acqua perché riescono a, a restare a una temperatura stabile così come i grandi cavi elettrici. Quindi Stiamo acquisendo informazioni, eh? cioè questi sì. dati non è che li si trova abitualmente, che qualcuno no. ce li racconti. Cioè i data center sotto il mare mi sembra una sì, cosa... È, è, una, è una novità, ma perché? Certo. Perché quest'acqua riesca a mantenere la temperatura stabile e, e non inquinano quindi quanto inquinano invece in superficie dove vanno, vanno raffreddati con grandi problemi appunto anche perché richiedono tanta energia tantissima energia quindi questa è... energia che noi andiamo a prendere anche dal, dal, dal mare perché ci sono naturalmente certo. tutti i progetti di utilizzare il movimento, le correnti, l'onda per fare energia quindi è tutto correlato è, tut è tutto correlato ma già si parla di agricoltura subacquea certo. di turismo subacqueo <coughs> purtroppo è un mondo <coughs> non regolamentato no? e quindi adesso l'ammiraglio Ribuffo con Sta, sta, e tutto il team stanno lavorando a una regola del, de, del mondo subacqueo che non esiste oggi eh, però è il mondo del futuro Qui, e come funzionerà questo, questo mondo? questo mondo sarà popolato da sensori attivi o passivi fatto che abbiamo visto avatar ci può aiutare? Eccetera, ci, può aiutare, ci, può no, aiutare. ci può aiutare eh, la tecnologia è fondamentale l'intelligenza artificiale di sotto è fondamentale certo. noi avremo sensori che ci diranno chi transita e dove Sott'acqua non si vedano, quindi saranno sensori acustici. Poi queste informazioni andranno eh, inviate eh, in superficie, in qualche modo, e ci saranno droni che saranno usati per mm, l'ambiente civile, per il mondo militare, che interverranno per eh, fare sorveglianza, aggiustare le condotte sottomarine, essere usati per fini bellici se c'è bisogno. I sottomarini saranno i punti nodali di questa grande rete, che sarà prevalentemente di, di mezzi senza pilota. Con navi madre in superficie. L'impiego di AI anche. L'impiego da lì sarà. Dell'intelligenza artificiale. Assolutamente fondamentale è, 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 ed è quella che sta cambiando tu, tutto quanto e andrà anche, eh, ovviamente, va compresa e va gestita in maniera ovviamente adeguata perché. Certo. Ci sono molti perché rischi dell'uso dei guanti quanti ci sociale. spaventiamo. Senta, voi siete stati invitati per la prima volta l'anno scorso alla Naval Conference. La Naval Conference è una conferenza per pochi intimi, sempre gli stessi, inglesi, francesi e via discorrendo. L'anno scorso ci vanno anche gli italiani. È un riconoscimento rispetto a un lavoro che comunque ha avuto accelerazioni. Poi lei mi dirà brevemente come state mh, lavorando anche. Per incrementare il capitale umano sulle navi, per, per incrementare le unità, però voglio dire, sono quelle cose, il salotto buono della Marina eh, europea a Parigi, che in qualche misura insomma mi sembra che, che, che sia un riconoscimento importante. Questi, come dicevo, in questi due anni il mondo è cambiato e il nostro impegno è cambiato in maniera drastica, soprattutto in tutto il Mediterraneo allargato, ma non solo. Oggi la porta aerei nostra è a Darwin. Eh, e questo e soprattutto il Mediterraneo, noi abbiamo preso in certo modo la leadership della sicurezza del Mediterraneo. Ricordiamo che gli americani che presidavano il Mediterraneo fino a 15 anni fa adesso hanno spostato il baricentro nel Pacifico lasciando un vuoto. I vuoti in natura si riempiono, la marina turca sta crescendo moltissimo, diventerà la Diciamo seconda... che questo Mediterraneo è molto affollato. Questo è molto affollato, Russi, ma dicevo: che questo riconoscimento... c'è sì. tanta roba, sì. Questo riconoscimento deriva dal fatto che intanto noi siamo uno dei tre paesi che hanno la porta aerei con caccia di quinta generazione, che siamo Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Poi c'è la Francia che ha la porta aerei nucleare ma con l'aereo di quarta generazione. Quindi siamo entrati in questo quad delle marine con le porta aerei e che, quindi con una capacità di spedizione eh, che hanno pochissimi al mondo eh, e da qui l'invito alla Naval Conference di questo quad che adesso sta lavorando in maniera molto integrata eh, ecco, il lavoro integrato, vogliamo spendere una parola su questo. Cioè, si riesce effettivamente, sì, sì, eh, voglio sì, dire, il sì. discorso che, che si è parlato più volte, anche alla luce poi dei fatti legati alla guerra, e faremo un accenno alla guerra: mh, di questa necessità di evitare sperperi, convergere, andare verso una forza unitaria, possibilmente di deterrenza e non di attacco, dell'Europa, e poi incontra limiti incredibili. Ecco, tra militari eh, le convergenze sono più facili? Sì. Le, le marine sono abituate a lavorare insieme da sempre, questa è proprio una caratteristica delle marine, cioè escono in mare e a qualunque nazione appartengano, lavorano insieme, abbiamo procedure comuni che abbiamo sviluppato dal dopoguerra eh, in ambito NATO e poi le abbiamo stese all'Unione Europea, quindi per noi questa integrazione esiste, cioè a livello ovviamente tattico e strategico. A livello, a livello industriale è un altro, un altro discorso, ovviamente è tutto molto più complesso, ma le marine lavorano molto bene insieme. Ultimamente, appunto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e quindi c'è stato un maggior attivismo anche in mare, eh, noi abbiamo, per esempio, fornito una forniamo sempre una fregata italiana al gruppo Protero americano, le nostre fregate sono le, le navi più performanti dal punto di vista della lotta antisommergibile, nel, nel Mediterraneo ci sono sommergibili russi e quindi la nave, le navi americane... Navigano nel Mediterraneo con la scorta delle nostre frem e se non c'è la frem non navigano. Siamo passati quindi da un concetto di interoperabilità, che era già piuttosto diciamo, ben definito, a un concetto di intercambiabilità. Quindi, noi lavoriamo integrati, per esempio, nei gruppi portaerei americani, ora abbiamo una nave negli Stati Uniti. Che si, si sta integrando, anche, quindi c'è diciamo, un, un grandissimo livello di integrazione. che Si sta creando sì. sul mare. Sì, eh, c'è cioè un grandissimo livello di integrazione, peraltro, nessuno può lavorare da solo, eh, oggi è impossibile, e quindi è un, è un passaggio essenziale. Che le, dove le marine sono molto avanti, anche le aeronautiche, devo dire, stanno e andando ecco in direzione. Ma... Mi dai là perché. Evidentemente poi le varie, eh, le varie unità, cioè le varie armi, in questo caso la marina, hanno poi delle eccellenze. Anni fa, tanti anni fa, c'erano i cacciamine famosi che furono impiegati nelle acque del Golfo Persico e andarono gli italiani perché erano i più bravi. Eh, eh, lo so perché io c'ero, e che, quindi diciamo quelle cose le ho vissute in prima persona. E come ho incontrato poi appunto le frem, le fregate e quant'altro, che davano proprio questo senso di, ehm, diciamo, un presidio. Voi per esempio siete partiti subito per andare dalle parti degli Utu, degli Uti, sì. no? E quindi lì, eh, c'è diciamo, questo presidio, come ce ne sono degli altri, perché in questo momento mi pare che siano una trentina le navi eh, che sono impiegate nei vari scenari. Le nostre navi, oggi abbiamo 37 navi 37. In, in operazione, uh, sono so numeri da record questi perché la nostra flotta... Perché poi c'è il problema degli equipaggi, cioè a differenza sì. di altri questa possibilità di cambiare in tempi eh, diciamo più accorpati e quindi dare il cambio a chi è per mare, da noi è un po' più difficile. Oggi è molto complesso, noi uh, siamo 30.000 circa, essere, abbiamo una marina paragonabile a quella francese e a quella britannica come numeri di navi ma loro hanno 10.000 persone in più, quindi il numero che ci sarebbe è di 39.000 militari e 9.000 civili. Questo, questa mancanza chiaramente si ripercuote sui equipaggi che stanno molto più in mare, eh, stringono i denti, fanno una vita molto difficile, fanno mediamente 6 mesi di mare eh, l'anno, eh, che significa essere lontani dalle famiglie eh, e non riuscire ad avere una vita privata. Eh, e di questo li ringrazio, li ringrazio oggi, li ringrazio sempre, devo dire che le, il Governo... Il Ministro della Difesa, il Governo e il Parlamento hanno chiarissimo questa situazione e quindi stiamo tutti lavorando per aumentare questi numeri, cosa che sono ecco, convinto dice succederà. Allora eh, nel rapporto con la società e quindi anche con i valori che in questo momento sono un po' in crisi nella nostra società, dal suo punto di vista eh, la Marina dà un contributo? la marina, devo dire, è molto sana, veramente in genere le forze armate sono sane da questo punto di vista. Eh, io parlo poi della Marina, che è quella che conosco meglio, di cui ho il privilegio di essere il capo. Abbiamo persone straordinarie che, che lavorano peraltro senza nessun secondo fine, lo fanno soltanto per il bene superiore del Quindi paese. Rappresentano, un modello, eh, rappresentano un modello. io penso che rappresentano un modello, sì, assolutamente sì. Eh, ma già da giovani, già da quando sono in accademia. Eh, non tutti vengono in accademia perché vogliono fare magari il mestiere del, dell'ufficiale o del vengono perché cercano alle volte un lavoro, ma anche quattro anni di accademia o di scuola sufficiale capiscono cosa, cosa sono, cosa vogliono inventare, capiscono che non è un lavoro, eh, non voglio dire che sia una missione, ma di fatto noi siamo al servizio del Paese e questo lo facciamo in maniera spassionata e senza nessun secondo pensiero. Allora anche nel reclutamento però adesso c'è bisogno di altro, c'è bisogno di ingegneri, di tecnici, di fisici, cioè in questo cambiamento radicale che sarà sempre più radicale perché l'accelerazione, l'innovazione e noi lo vediamo ci sorprendono ogni giorno, eh, voi dovete reclutare non soltanto dei bravi marinai ma anche un mondo che mandi avanti le tecnologie che avete sulle navi. Sì, questo da Questo remoto. Le navi sono... Eh, diciamo, sono strumenti di altissima tecnologia, sono sistemi di sistemi. Il problema del reclutamento è un problema che c'è a livello di tutte le marine, tant'è che eh, abbiamo fatto una riunione dei capi delle marine europee a, su questo argomento, che, come reclutare alcune figure che non, che non ci sono, che non siamo in grado per esempio di pagare come vengono pagate nel mondo esterno. Eh, e dobbiamo trovare qualcosa di nuovo, ci stiamo pensando, eh, quindi stiamo adeguando intanto gli iter formativi alle nuove tecnologie, e a quello che serve per gestire questo strumento che è sempre più complesso e stiamo anche cercando di trovare sistemi diversi di reclutamento proprio per poter prendere figure che non siamo in grado di prendere. Inge per esempio ingegneri specializzati, alcune categorie di medici. Certo. Eh, così via. certo, anche perché sulle navi più importanti la Cavour piuttosto che la Garibaldi, io la Abbiamo, ricordo, sì. sono stata curata, ferita nella sala operatoria della Garibaldi, che insomma, me la ricordo. Senta, parliamo di guerra. Purtroppo la guerra è molto vicina, eh, dopo due anni. Eh, quasi cinque mesi praticamente non ci sono ancora segnali che possa terminare, anzi, eh, ci sono segnali di pericolo. Non entriamo troppo nei dettagli perché sennò apriamo, apriamo un discorso più ampio. Ecco, il dato è eh, che evidentemente questo sta comportando un incremento delle spese per la difesa che non c'era mai stato, mai, da nessuna parte. Anche per quanto riguarda l'Italia, non si è ancora arrivati al 2%, ma siamo lì, insomma, non ci manca molto. E soprattutto eh, diciamo, quello che per lungo tempo è stato l'impegno nella sorveglianza, nella deterrenza e quant'altro, oggi sempre di più vede anche una preparazione per quello che eh, eventualmente eh, possa andare ad accadere. Eh, il mare di riferimento in questo momento è il Mar Nero, per quello che accade da quelle parti, però noi sappiamo che nel Mediterraneo ogni giorno succedono mille cose e poi... C'è questa realtà che diventa sempre più incombente che l'Indo-Pacifico, dove stanno arrivando tante navi, dove anche lì la eh, situazione eh, sembra che abbia delle accelerazioni. Ecco, lei cosa ci può dire? È vero che c'è intanto un'unità italiana che mi pare sia partita dall'Australia che sta per arrivare, ma ne potrebbero arrivare anche delle altre. Cioè, cosa succede dopo la guerra dei cieli, la guerra della terra? Adesso arriviamo alla guerra del mare nel mare? Il nostro paese è un paese eh, dove c'è una grande economia di trasformazione. Quindi dipende dal mare per ciò che importiamo e esportiamo. Per noi è vitale mantenere aperti i traffici marittimi eh, e le linee di comunicazione marittima. Eh, il Mar Rosso, in questo momento, i mercantili che transitano vengono attaccati dagli uti con missili, con droni, eh, cosa che non era mai successa in passato. Quindi lì c'è una guerra in Mar Rosso. L'Unione Europea ha lanciato questa quest operazione Aspides che ha scortato finora circa 200 mercantili. È un'operazione greca, mi pare? Beh, il comando operativo della Grecia, noi abbiamo avuto il comando, l'ammiraglio in, in zona di operazioni, lo riprenderemo fra un paio di mesi, ma è fondamentale perché se Suez e il Mar Rosso si chiudono. C'è un impatto economico per l'Italia immediato. Intanto c'è stata una riduzione del 40% del traffico marittimo. Certo, molte compagnie per sicurezza hanno preferito circumnavigare l'Africa con questo. Le compagnie attenzione. occidentali, perché invece i cinesi che non vengono colpiti dagli UTI hanno avuto un aumento del traffico marittimo, quindi un impatto immediato sulla nostra economia. E eh, da Suez passa eh, circa il 60% del traffico che poi entra nel Mediterraneo. Che viene, quindi per questo è fondamentale essere lì ma poi Suez e Barroso sono collegati all'Indo Pacifico, cioè tutto quello che avviene in mare si riverbera in qualche modo in ogni parte del mondo. Eh, noi siamo nell'Indo Pacifico intanto perché la nostra portaerei dichiarerà la capacità operativa iniziale di operare col caccia F-35, sta partecipando a un'attività, unica nave peraltro, unica portaerei che partecipa a una delle più grandi esercitazioni dell'aeronautica aeronautiche militari del mondo Andiamo in Australia esercitazione nelle acque dell'Indo-Pacifico nell dell'Indo-Pacifico in Australia in particolare sì, sì. grazie a questa attività che durerà 20 giorni noi dichiareremo usando tutti i nostri F-35 più due dell'aeronautica che sono imbarcati sulla nostra portaerei, la capacità iniziale del, della portaerei a operare con l'F-35 e quindi la nostra capacità di spedizione farà un salto di qualità molto importante se, eh, portandosi nei primi posti insieme appunto ai Stati Uniti UK oggi. Eh, dopodiché essere presenti in quell'area significa anche eh, tutelare tutti i traffici che poi da quell'area vengono nel, nel Mediterraneo via Marosso. Senta, naturalmente non possiamo finire con la prospettiva di una guerra, perché è, è ovvio che questa cosa non ce l'auguriamo. Non ce l'auguriamo, stiamo vedendo come chi l'ha vissuta nel passato sa benissimo gli abissi che si producono e quindi, poi, per colmarli, non bastano le generazioni. Siamo sul mare, in questi mesi di navigazione ininterrotta che vedono appunto tante donne e tanti uomini impegnati nel loro lavoro, anche in uno scambio, come c'è sempre stato, tra il mondo militare e quello civile, e non solo di tecnologie, ma anche poi di strumenti, di mezzi, di comportamenti e via discorrendo. Ecco, in questa dimensione, queste persone che eh, si ritrovano ad avere anche lo spazio e il tempo di questi orizzonti infiniti, c'era Galeano che diceva io più guardo l'orizzonte e, e mi sposto altrettanto va avanti l'orizzonte e faccio ancora dei passi, in questo caso dei nodi, e si sposta l'orizzonte. Perché continuo a muovermi? Continuo a muovermi perché muovendomi vivo. Quindi cammino, è lo scopo della vita, andare avanti. Ecco voi, in più di noi, lei a volte ha la sensazione di avere il privilegio di un orizzonte più ampio e questo orizzonte cosa le suggerisce? Beh, il mare in effetti l'orizzonte è infinito sul mare, no? Quindi, e, e poi il mare non è mai uguale a se stesso, ogni, ogni momento cambia. Ma eh, per noi la cosa fondamentale, per noi marinai, per noi che vestiamo queste uniforme, è la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante per il nostro paese e, e in genere per, per la comunità internazionale. Eh, I nostri equipaggi quando sono a bordo non guardano l'orizzonte perché eh, il, Mar Rosso, il Mar Rosso passano tutte le notti in ruolo di combattimento perché lì vengono costantemente attaccati da, da missili e droni, quindi non hanno il tempo di guardare l'orizzonte ma ce l'hanno dentro, ce l'hanno nel sangue. Noi siamo marinai eh, e con i marinai abbiamo questa cosa che ci contraddistingue: che nessun marinare lascia mai nessuno indietro in difficoltà, questo vale in genere da tutti i punti di vista che sia scorrere un naufro, che sia soccorrere un, soccorre un mercantile che sia proteggere un mercantile o tutelare aiutare i migranti aiutare accogliere so le persone in mare il marinaio accoglie per definizione eh, è il nostro dna eh, siamo fatti così Bene, grazie grazie, grazie per... Signore e signori, l'ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo, presentazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buonasera di nuovo, eh, non dirò niente, eh, nel senso che avendo un uomo che sa parlare di quel che deve parlare, allora è meglio non perdere tempo. E lo presento molto volentieri e soprattutto lo ascolto molto volentieri. Eh, L'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, eh, che è il coordinatore diciamo, delle politiche del mare, no? credo che sia esatto. La struttura delle politiche del mare, che si occupa delle politiche del mare. E lo sto a sentire con particolare attenzione perché eh, io vengo dal mare, sono nato davanti alla Marissimo. E vicino a casa mia c'è il museo del mare quindi vorrei sentire che cosa ha da dirci stasera esattamente come voi grazie grazie allora buonasera grazie per questa, questa bellissima opportunità eh, di fatto vedrò di riallacciarmi anche a quanto ha detto il nostro capo di stato maggiore della marina militare l'ammiraglio credendino eh, in buona sostanza eh, il nostro paese ha vissuto per tanti anni un, avvolto da una nebbia che è appunto questa sea blindness di inconsapevolezza marittima. Questo, ci deriva, eh, questo è un problema culturale, quindi ci deriva dalla nostra storia. E la nostra storia è una storia contraddittoria, perché da una parte abbiamo avuto eh, le repubbliche marinare con italiani straordinari che si sono avventurati in mare per cercare eh, prosperità e, e sicurezza. E costruendo delle, delle realtà meravigliose e dall'altra però eh, se guardate la, il nostro litorale lo vedete costellato di torri d'avvistamento no? che tramandano poi di un sentimento di paura perché dal mare venivano, venivano le minacce dei pirati barbareschi quindi bisognava difendersi da ciò che era in mare e non andare in mare per cogliere le opportunità Ecco, questo ha comportato eh, come dicevo un rapporto contraddittorio e quindi una sorta di incapacità di muoversi per vivere il mare in maniera coesa. Eh, abbiamo nel, nel tempo poi frammentato tutte le competenze marittime eh, tra tanti dicasteri. E adesso con questo governo eh, c'è davvero, abbiamo voltato pagina, perché eh, è stato istituito, come sapete, eh, un, un ministro per le politiche del mare, che è il senatore Nello Musumeci, eh, un comitato interministeriale per le politiche del mare dove siedono 12 ministri. Naturalmente noi italiani non siamo bravi a fare sistema. Eh, ed è, ed è complicato perché eh, bisogna lavorare assieme e assieme è un avverbio difficile da pronunciare. Eppure il sistema sta funzionando perché questi 12 ministri in tempi davvero rapidissimi hanno dato vita, hanno approvato eh, il piano del mare, che è il documento che in qualche modo abbraccia l'intero spettro eh, delle questioni marittime che sono collegate una all'altra. E adesso la stanno, stanno dando attuazione a, a questo piano, cogliendo i vari obiettivi. Naturalmente è un percorso molto complicato, un percorso eh, che richiede molta generosità perché bisogna eh, guardare mh, al di là delle proprie competenze, che queste competenze rimangono in capo ai singoli di Casteri, e bisogna guardare al di là per eh, in qualche modo perseguire quello che è l'interesse nazionale. Dicevo, ecco, c'è un modo diverso di approcciarci eh, al mare che eh, passa attraverso un, un modo diverso di guardare al mare, è un cambio di prospettiva. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è ampliare la visuale e vedere eh, che un settore particolare, come può essere quello della pesca, ma può essere anche quello della tutela dell'ambiente o mh, della valorizzazione dei fondali marini è inevitabilmente, indissolubilmente legato a tanti altri, perché in mare tutto è raccordato. Dobbiamo anche eh, guardare più lontano, quindi non soltanto a, eh, al mare che abbiamo di fronte, non soltanto al Mediterraneo, al Mediterraneo allargato, ma dobbiamo guardare all'intero globo terrestre in termini di marittimità, perché dobbiamo arrivare con lo sguardo là dove arrivano i nostri imprenditori. Perché là dove arrivano gli imprenditori eh, risiedono gli interessi nazionali e noi dobbiamo tutelarli. Dobbiamo eh, cambiare anche la prospettiva, dicevo, e smettere di guardare eh, il mare dalla terra, ma guardare la terra dal mare. Solo così ci rendiamo conto delle differenze che purtroppo ci sono eh, tra le nostre per esempio, infrastrutture, tra i nostri porti e i porti di altri paesi. E questo significa che navi. Eh, che in qualche modo potrebbero eh, portare benefici al nostro sistema economico, eh, se noi non riusciamo a conferire loro, a dare loro eh, delle infrastrutture adeguate, eh, scelgono li altri, altri lidi e questo ci danneggia. Dobbiamo guardare oltre l'orizzonte, dicevo, ma dobbiamo guardare anche oltre l'orizzonte per rivolgere lo sguardo ver verso terra fino a Bruxelles dove si plasmano le politiche marittime dell'Unione Europea e chiaramente questo influenza eh, tutto ciò che facciamo qua in Italia. E quindi dobbiamo esprimere eh, una classe dirigente di rappresentanti competenti che siano permeati da questa visione d'insieme. Quindi questo è un po' quello che stiamo cercando di fare. Eh, devo dire che mh, dopo un attrito di primo distacco, che è inevitabile quando si dà vita a una nuova realtà eh, c'è molto entusiasmo e tutte le amministrazioni stanno cooperando davvero con uh, grande spirito eh, di, di sen grande senso dello Stato e questo promette bene benissimo eh, mi smentisco e faccio una domanda eh, pesca e tutela dell'ambiente due facce della stessa medaglia vanno di pari passo S senza dubbio sì eh, questo è un po anche il non è soltanto la pesca eh, che deve essere legata alla tutela dell'ambiente, ma tutto deve essere legato alla tutela dell'ambiente. Eh, dobbiamo muoverci in maniera sostenibile e dobbiamo smettere di pensare che ci sia una contraddizione tra la competitività e la sostenibilità. Quindi questi sono due requisiti che penso tutti noi riconosciamo essere irrinunciabili. Se non siamo sostenibili siamo condannati a vivere in un mondo che peggiorerà sempre in termini di vivibilità. Se non siamo competitivi saranno altri a dettare le politiche eh, che in qualche modo eh, ci permettono di vivere eh, in maniera eh, prospera, in maniera corretta e appunto in maniera sostenibile. E il, il pericolo che è immanente dell'invasione dell delle specie aliene Penso per esempio alla sacca di Goro, ma non solo con eh, il granchio blu, ma penso alla Sicilia con questo animale che non conoscevo assolutamente, che distrugge il pescato e che si chiama vermocane. Cosa possiamo fare? Dunque, no, non sono adesso in grado di rispondere in maniera puntuale su, su, mh, su, su questo punto specifico, ma eh, ciò che dobbiamo fare, ciò che possiamo e che dobbiamo fare è investire in conoscenza, perché solo attraverso una maggiore ricerca e un maggiore sviluppo della, della conoscenza dell'ambiente abbiamo la possibilità poi di adottare delle politiche che siano in grado eh, di preservarlo. Noi, ehm, Proteggiamo ciò che amiamo ma amiamo ciò che conosciamo. E quindi questo vale anche eh, per tutto ciò che, eh, come diceva prima, l'ammiraglio Credendino e nei fondali marini. Dobbiamo conoscere non soltanto per valorizzare, ma dobbiamo conoscere anche per proteggere. E i due concetti non sono in contraddizione. Grazie, veramente grazie molto per l'intervento. Signore e signori, Marco Steiner, conduce Massimo Coutò. Buonasera e di nuovo, come vedete faccio gli straordinari. Mi spiace per voi. Ma eh, questa è un'occasione felice, non che le altre non lo fossero. Ma questa, dal punto di vista personale, è un po' più felice delle altre perché io e Marco ci siamo conosciuti, eh, ci stimiamo, ci vogliamo bene, insomma. E, mh, lui è in qualche modo il continuatore dell'opera di Ugo Pratt, che per moltissimi, moltissimi di noi significa qualcosa che non si dimentica, che ti entra dentro e, e rimane. E, e lui lo fa per iscritto, non lo fa eh, disegnando. E ha fatto questo libro che si chiama Corto Maltese e Irene di Boston e vorrei che ve ne leggesse un piccolo passo, insomma, perché così capiamo subito di cosa stiamo parlando. Grazie a tutti, grazie a Massimo. A questo punto cerco un brano qui che dedico all'ammiraglio Credendino, perché a lui, come a tutti i marinai che ha citato, perché ho avuto l'onore anche di essere in un tratto eh, di mare con l'Amerigo Vespucci, un tratto non molto avventuroso perché era da Messina a Trapani, però ho avuto il piacere, l'onore di raccontare, di scrivere una storia su quella nave e di cenare con il comandante, all'epoca era Curzio Pacifici, 2016, e quindi adesso vi introduco a Corto Maltese che diciamo che è un marinaio. Però ecco, eh, prima di leggere, eh, anch'io mi tradisco, cioè non, non rispondo subito alla domanda, dico che proprio navigando con i marinai della Marina, sia dell'Americo Vespucci che di altre vele d'epoca, e anche su una nave che stava facendo una missione antipirateria, che era la nave Etna, di una circumnavigazione dell'Africa, ho conosciuto tanti marinai, bravissimi ragazzi, che mi hanno detto un paio di frasi. Una che chi conosce il mare dice più grande è la nave e più è lontano il mare. Quindi dell'amore delle navi piccole, che tutto vale tranne che forse per l'America Vespucci questo discorso. E poi uh, un altro marinaio che mi ha detto, il mare vero è quando sei lì e intorno a 360 gradi non vedi niente. Ecco, allora leggo un, vi faccio entrare in questo libro che è corto maltesi rene di sbosto. Distacco è una parola che noi marinai conosciamo bene. Una volta mollati gli ormeggi, la riva si allontana e tutto sparisce. Non è soltanto libertà. È il piacere delle aspettative che solo il mare può riservare. Sogno e realtà si mescolano. Sono immerso in un movimento che mi trascina pur restando immobile. Sono fermo al centro dello scorrere del tempo, vago all'interno di una ruota di intermittenze e lontane presenze. È un lampo, un lampo che dura un istante, illumina il mare e racconta la musica primitiva del vento e poi vola lontano, inseguendo una stella. Grazie. Beh, insomma, avrete capito subito che questo mh, libro ha una scrittura molto, molto particolare: eh, nel senso che è una eh, poesiosa oppure una prosesia, ecco, è veramente una fusione del, della poesia e della prosa. Ed era un, è stato, mh, ritengo, un esercizio molto, molto difficile. Conclude una trilogia in qualche maniera. Mm, con due, due tipi di scrittura un pochino più tradizionale rispetto a questo. Questo è particolarmente complesso. Corto Cortomaltese Irene di Boston. Irene di Boston non è una signorina americana, eh, ma è, è un'imbarcazione. E, e Boston non è Boston eh, Stati Uniti, ma è, è una eh, cittadina eh, sulla costa. Bretone, Britannica comunque britannica. E, costruita da un maestro d'Ascia e eh, Irene, eh, che era uno scafo eh, piccolo ma molto bello, eh, fondamentalmente durante la prima guerra mondiale, eh, fungeva da pilotina, nel senso che portava i giovani di questo paese verso la barca più grande e c'era la guerra. E quindi Irene ha visto tanti di questi ragazzi che andavano a morire e questo ha intaccato il fasciame del suo scafo perché Irene parla, pensa, reagisce esattamente come un essere umano. Per cui a un certo punto è eh, stufa di portare alla morte tanti ragazzi giovani e si abbandona a se stessa e diventa un relitto che si arena sulla costa siciliana, giù, proprio giù, quasi a guardare gli immigrati che arrivano. E sorprendentemente il personaggio chiave del romanzo, che è corto maltese, è un relitto. È un relitto anche lui perché... Si scopre improvvisamente orfano perché il suo demiurgo Ugo Pratt è morto. E, e lui non ha più suo padre, è morto 29 anni fa, giusto? E questo lo sconvolge. E quindi troviamo un personaggio che abbiamo sempre visto essere al posto giusto, nel momento giusto e fare le cose giuste, e invece è in una profonda crisi e incontrerà sulla. Spiaggia siciliana, questo relitto che gli parla e comincia un colloquio fra i due, il resto ve lo dice lui, perché è l'autore. Diciamo che eh, questa idea nasce da tanti anni di frequentazione di mare, eh, di barche a vela e, e di tanti viaggi sulle rotte imprecise, come dico, di corto maltese. Poi a un certo punto mi è capitato, eh, tanti anni fa di ritrovarmi in una spiaggia a Pozzallo, per la precisione, in Sicilia, una spiaggia che guarda caso si chiamava Avalata, che significa la ballata, la passeggiata e il romanzo più famoso di Cortomaltese è La ballata del mare salato. Mi trovavo su questa spiaggia camminando con questo amico siciliano e mi trovo il relitto di questo veliero molto elegante. Irene of Boston, 1914 era scritto sulla poppa, una poppa larga, una prua tagliata, dritta, legno forte di quercia. Proprio un, si vedeva che era un, una nave importante. Ve la faccio breve. Gli amici siciliani mi raccontano che conoscono il proprietario e la storia di questa barca, e questa barca è una storia che Massimo ha raccontato ma che fondamentalmente è questa, cioè lei era una pilot ship che portava i marinai sulle navi da guerra. Poi dopo, negli anni 50, è stata com comprata, ecco qui c'è nato un piccolo giallo, voi tutti i marinai ve lo immaginate, un capitano di lungo corso che va in pensione e a quel punto si compra questo veliero, prende moglie e figli e si fa sette anni di viaggio in giro per il mondo. Sette anni di viaggio, vero? Sembrano le, le tappe delle avventure di corto maltese, quindi Caraibi, Pacifico, l'oceano indiano, tutto il mondo, sette anni. Però, ecco, parlo proprio dei marinai. Parte da un porto in Cornovaglia e quando ritorna, non ritorna allo stesso porto, ritorna a un altro porto. C'è qualcosa che non funziona perché in genere c'è un attracco, c'è una conoscenza del porto, ci sono. e invece ritorna. Allora io mi contatto. Questa marina mi dicono le seguenti frasi, ci sono ancora i figli, ma non vogliono parlare di questa barca e della storia del loro padre che è scomparso. Allora lì nascevano due atteggiamenti, o facevo il giornalista eh, d'inchiesta, andavo successa. lì a vedere cosa è successo, perché, oppure immaginavo una storia un po' difficile che quest'uomo nell'ambito di questo viaggio, ve la faccio breve, ha capito che lui non era fatto per una vita normale, aveva visto un abisso. Morale della favola, quest'uomo e questa barca avevano un legame profondo e questa barca, creata da un mastro d'ascia che ci aveva messo tutta la sua passione, aveva uno spirito femminile con cui, mi rivolgo di nuovo a tutti i marinai, ognuno dei marinai che conosce e che possiede una barca sa che ogni barca ha un suo carattere. Qualcuno è nervosa, qualcuno è più morbida, qualcuno è più docile, qualcuno è più. qualcuno è femminile. Ma è un gioco di intese e di silenzi. Comunque questa barca naufraga in questa spiaggia. Cosa è successo nella mia vita? Io ho lavorato per tanti anni con Ugo Pratt, scrivendo. Per tanti anni, sette anni, purtroppo dopo lui è scomparso nel 95. Ma ecco, ho sempre scritto ancora di questo personaggio inventato che è Corto Maltese e mi ha fatto viaggiare per 17 anni in giro per il mondo, seguendo le tracce e scrivendo altre cose. Allora mi è venuto in mente un qualcosa, ma cosa succede? La frase fondamentale del libro è questa, cosa succede quando tutto sembra finito? Allora, la barca è lì, arenata su questo, questa spiaggia che poi non è una spiaggia. Corto Maltese, senza il suo creatore, ma chi è? È finito anche lui. E allora ecco, ho immaginato la deriva di questo marinaio che è senza più una barca, senza il suo creatore, che arriva proprio accanto a questo veliero distrutto e nasce una relazione quasi impossibile. Cioè lo spirito femminile che tutti noi sappiamo che c'è in ogni barca esce fuori e conversa e si scambiano delle, dei racconti. Perché questo? Perché secondo me, il potere dell'immaginazione è una delle cose più belle che mi ha trasferito Ugo Pratt con i suoi disegni e con le sue narrazioni. E quindi ho cercato di stimolare un racconto impossibile per continuare il viaggio di questo marinaio che non c'è, ma che molti marinai sentono e molti viaggiatori e molti uomini normali sentono dentro e che li fa essere forse un po' migliore, un po' più curiosi un po' più rispettosi dell'ambiente e con la voglia di vagabondare per il mondo. Va detto che in questo romanzo c'è un corto maltese eh, giovane, ragazzino, adolescente, eh, c'è sua madre eh, la nina del Gibraltar, una gitana andalusa, e c'è suo padre che è un marinaio ovviamente, c'è una notte d'amore fra questi due personaggi, eh, con una barca arrivano alla valletta e nasce Corto Maltese nel 1887. Per noi Corto Maltese invece nasce nel 1967, quando appunto esce una ballata del mare salato e per un segno del destino... Noi conosciamo Corto Maltese Relitto perché è un naufrago indotto perché c'è stato un ammutinamento nella barca che lui comandava e viene legato mani e piedi a una specie di zattera e abbandonato alla deriva nell'Oceano Pacifico. Ecco, qui comincia l'avventura. Si direbbe, si diceva una volta, e l'avventura pervade tutto questo libro, al di là della crisi di Corto Maltese. C'è una frase che, eh, che, che per me è molto bella, e cioè lui che parla a se stesso, lui Corto, e dice, ma se anche Ugo Pratt fosse stato solo un sogno, se anche lui fosse il disegno di qualcuno, è lo specchio nostro, cioè chi siamo noi in realtà, come, come siamo nati, da dove veniamo non parliamo di dove andiamo perché non lo sappiamo, siamo proprio nel buio più assoluto, specie in questo momento. Però il senso dell'avventura, il senso del viaggio, che sono due elementi che si ritrovano anche e qui precorro i tempi nel libro di Carmen la sorella, che parlerà di molto mare. Questa è un'avventura, come dire, scelta, l'avventura dell'altro libro è un'avventura per necessità l'emigrazione. C'è ancora spazio per l'avventura o è stato tutto prenotato già? Diciamo che molto è stato prenotato, quindi francamente non è molto semplice, però eh, è un atteggiamento, l'avventura è un atteggiamento, perché io, eh, diciamo, sia per la mia età, sia per eh, il tipo di viaggi che ho fatto e il tipo di personaggio che in qualche modo mi ispira, non ho mai cercato l'avventura estrema, quella di superare una montagna o di fare la traversata in solitaria senza niente, no, l'avventura può essere semplicemente quello di mh, fare un po' quello che eh, in certi intellettuali francesi definivano la flanerie, cioè di vagabondare un po' guardando per aria senza uno scopo ben preciso ma cercando di ascoltare quello che viene dall'ambiente e di incontrare delle persone che attraggono la nostra attenzione. Quindi eh, il senso di cercare un certo tipo di libertà, un messaggio che diventa eh, attenzione e ascolto. Questo è quello che mi ha insegnato questo personaggio dei fumetti che una volta erano... Relegati nelle eh, cantine delle librerie e adesso stanno nel sottobosco. Invece, nel sottobosco adesso invece stanno assumendo un grande, eh, grande spazio proprio perché in quest'epoca di grande velocità e di scrollare queste immagini, guardare le immagini è importante, è più d'impatto. E quindi eh, lo sviluppare l'immaginario oggi attraverso queste immagini può portare anche a un certo tipo di avventura. Si parlava prima di intelligenza artificiale, io ho viaggiato tantissimo. Eh, oggi c'è una, una frase che ha usato 50 anni fa Musil che diceva abbiamo, abbiamo, scoperto, abbiamo scoperto la realtà e abbiamo dimenticato il sogno. Oggi si viaggia con navigatori, intelligenza artificiale, ma la bellezza di viaggiare in un paese che può essere dalla Garfagnana alla Manciuria, senza troppe guide turistiche, ma incontrando... Senza le persone, Google e senza Google Maps. E chiedere scusa dove posso andare oppure con i gesti. A me sono capitate nel corso di questi viaggi tantissimi episodi grazie agli incontri casuali. Ecco, la casualità secondo me fa parte integrante della capacità di ognuno di noi di superare una difficoltà, un, un imprevisto e scoprire qualcosa che altrimenti non avremmo, non avremmo incontrato, trovato o che non ci avrebbe attratto la nostra attenzione. Per questo io dico che c'è bisogno di questo tipo di avventura, un'avventura di non essere circondati da preconcetti. Tu, eh, tu scrivi Corto Maltese, eh, Corto Maltese continua a essere disegnato eh, da quattro autori, due coppie di autori e fanno un corto maltese completamente diverso. Eh, due autori spagnoli fanno un corto maltese canonico, classico, cioè seguono esattamente eh, quello che faceva Pratt. Due autori francesi hanno completamente rivoluzionato corto maltese, gli hanno messo addirittura una bandana, lo hanno fatto ventenne, lo hanno inserito nella guerra dei Balcani o nell'11 settembre e gli hanno, come dire, restituito una giovinezza che corto maltese ha vissuto in maniera completamente diversa perché è un giovane corto maltese di oggi. Come vede, un ragazzo io ho conosciuto corto maltese a 13 anni, un ragazzino di 13 anni, un adolescente o anche di più. Cosa trova in Corto Maltese? Cosa può trovare? Io penso e spero che trovi qualcosa di sorprendente, perché oggi ragazzi è difficile che vengano sorpresi, quindi pensare che un personaggio dei fumetti inventato nel 67, che ancora oggi è presente, ci sono tantissime barche che si chiamano Corto Maltese, tantissimi bar sulle spiagge mm. che si chiamano Corto Maltese, e quindi eh, diciamo che io spero che trovi una, un esempio per avventurarsi in, qualche, in un terreno che non conosce bene e quindi che si lasci andare alla propria fantasia e alla propria vera essenza. Ecco, questa è la cosa che io spero che Corto Maltese trasmetta ai giovani. Per cui Corto Maltese in effetti è un personaggio iconico perché, ve lo dico in maniera molto semplice, perché fa bene leggere Corto Maltese. <ride> porta dei buoni principi I buoni sentimenti, dei buoni modo. sentimenti mantenendo però una cosa fondamentale che non è lui in, for, in fondo è, non è proprio un pirata ma è un gentiluomo di fortuna cioè, Beh, insomma è anche un po' spesso e è, volentieri è un pochino ma non, non Beh, si insomma, approfitta mai no, no certo è sempre molto leale sì. e, e c'è un'onestà di fondo anche durante le cacce al tesoro, ecco, sì. quando uno può essere preso dall'avidità. Io per la definizione più rapida che amo di Corto è l'antieroe delle scommesse vinte e non riscosse. Ecco, quando uno ha vinto una scommessa, cioè eh, Bernard Moit Moitessier nella sua famosissima regata... Ha fatto una regata perché, perché aveva bisogno del denaro della, della, della vincita di... e stava un mese davanti alla, al secondo di questa regata in solitaria. Io con Ugo Pratt ridevo perché lui la, 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 la rendeva un po' fantasiosa perché in realtà quando, lui era un mese avanti, ma per arrivare per tornare a Southampton ci mancavano molte miglia. Ma lui invece si immaginava questo: ma io lo so come ha fatto quello. Quando tornava, era un mese vinto. Arriva lì, vede le bandierine, tutti <ride> che lo aspettano, la moglie, i figli, i creditori e cose, quello ha continuato e ha scritto La lunga rotta, infatti ha, ha navigato ancora per cinque anni ed è uno dei libri fondamentali per chi ama il, la, la navigazione a vela. Grazie, grazie a tutti. Un'ultima domanda, un'ultimissima domanda. Eh, il rapporto di Corto Maltese, diciamo quello made in Prat. È abbastanza, con le donne è abbastanza complicato, problematico, nel senso che lui è chiaramente un seduttore, però è contemporaneamente eh, frustrante e frustrato, lui non porta mai a complimenti, non ha una compagna e Irene di Boston è forse la sua prima compagna che non gli, non gli pone problemi e, e, e non ne pone a lei. Ma Ugo Pratt stesso diceva. Io non posso far innamorare Corto Maltese di un personaggio, se no le lettere. È finita! Come è fanno? Finita. Cioè Loro si devono immedesimare. In realtà io ho una teoria un po' che magari un giorno spiegherò in un prossimo romanzo. Eh, Corto Maltese è un po' come è stato forse anche Ugo Pratt, un uomo che ha vissuto. Prima parlavi di, di un amore che ce n'è uno solo, della donna. È un personaggio di, che ha vissuto un amore impossibile. Quando questa cosa accade tutto il resto diventa di secondo piano, diciamo così. Però c'è la ricerca continua di questo, di questo ideale. In fondo, Cortomaltese anche per questo piace a noi uomini e alle donne, per il concetto di libertà e per questo romantico e nostalgico continua ricerca di qualcos'altro. Quindi questo credo che sia un altro dei valori importanti, questo romanticismo, ruvido romanticismo e nostalgia. Marco Steiner, Corto Maltese e Irene di Bosto. Grazie, grazie a tutti, a questo meraviglioso mondo del mare. Quindi grazie. Grazie a voi e grazie a Massimo. Signore e signori, Carmen Lasorella. Conduce l'incontro Massimo Cutò. Scusate, facciamo un applauso più convinto a Massimo Couto. È solo un piacere. Ehm, faccio, comincio con una... abbiamo un po' di tempo. Non lo so, come siamo messi? Ce lo prendiamo. Ce lo prendichiamo. sono qua. Ecco. Dai. Una reminiscenza personale, quando sono entrato per la prima volta con un contrattino in un giornale, sono andato a presentarmi da direttore che non mi conosceva e naturalmente, parlo del Pleistocene, e eh, naturalmente gli ho dato rispettosamente del lei e lui mi ha detto: No, guarda, qui eh, in un giornale puoi dire buongiorno direttore, come stai, direttore? Ci si dà tutti del tu. Quindi io, non conoscendo, pur non conoscendo di persona. Carmen la sorella, sono contento se lei me lo consente di darle, di darti del tuo. Assolutamente. Assolutamente sì. no. <ride> Era scontata la battuta, ma io dico sì perché è normale. Dai. Va bene. Allora, ho letto con molto interesse questo libro che è un po' come un Santo Onore. Questo libro si chiama Vera o gli schiavi, e gli schiavi del terzo millennio. È un po' come un Santo Onore perché... Questa non l'avevo ancora sentita, eh, oh, ne ho sentite capitalismo, diverse, capitalismo, ma il santo non mi mancava. Perché avrei fatto peggio a dire che era una nasagna e, e, mi devo cominciare a preoccupare? No, no. Beh, perché a me il libro è molto piaciuto, l'ho letto in una notte, addirittura. Nonostante sia di 400 passapagine, sì. quindi e, eh, è un romanzo, è un libro d'inchiesta. È in qualche modo, credo, ma me lo dirai tu, un memoir in, certe, in certi tratti. Perché il personaggio Vera è un personaggio molto particolare. Mi aveva incuriosito già il nome e, e ho una conoscenza felice che è il professor Ivano Dionigi, che è l'ex rettore dell'Alma Mater, l'Università di Bologna. E gli ho detto, Ivano, ma questo nome cosa, cosa significa? l'etimo e allora lui mi ha detto delle cose che mi sono segnate viene dal latino e vera è colei che afferma la verità però ha anche una derivazione da una parola germanica che è var sì. che significa guerra ma anche difesa protezione o ancora dal russo che è fede e qui veniamo al All'uso più comune della parola è quello che gli inglesi chiamano uh, the eternal ring, no? l'anello che resta per sempre, quasi per mm. sempre. Non resta per sempre al dito di Vera, perché noi la conosciamo con un matrimonio ormai agli sgoccioli. Uh, e vivrà, ed è, ed è una donna, come dire, un po' come Corto Maltese, non un relitto, ma è una naufraga. Naufraga nel mare degli emigranti, è un mare in cui c'è il viaggio ma non c'è l'avventura, o quantomeno, come dicevo prima, non c'è un'avventura per scelta, è un'avventura per necessità. Allora la mia domanda semplice, semplice, semplice. Eh, Vera... Che centro io con Vera? No, il no, contrario. Che centra Vera con Vera se No. Allora, in niente? No. Diciamo, e adesso lo spiego, a parte che è bellissima questa, questa introduzione colta del Verum, del Var, complimenti e anche complimenti della fede a Ivano, del Fight. A Ivano, a Ivano e, questo nome è importante, è importante perché noi oggi ci stiamo allontanando terribilmente da ciò che è vero, eh? ma non soltanto per quello che riguarda la nostra vita, gli avvenimenti della cronaca, ma proprio sostanzialmente nel momento di questa accelerazione informatica il contatto tra il virtuale e il reale è un contatto sempre più fluido, labile. Noi non sappiamo se quella cosa effettivamente è accaduta, se quella cosa deve accadere, se quella cosa ce la raccontano. Viviamo in un momento dove ci dobbiamo porre delle domande, perché sostanzialmente quello che abbiamo intorno non ci risponde. Noi siamo convinti di una cosa perché la vediamo, la sentiamo, invece quella cosa è semplicemente il prodotto di un deep fake o cose di questo genere, quindi noi vediamo quello che non c'è, sentiamo quello che non ha detto una cosa terrificante e sono cose sulle quali non ci soffermiamo. C'è molta informatica nel libro non perché io sia un ingegnere, ma perché eh, sono un'appassionata del nostro tempo e il nostro tempo è questo. Quindi dobbiamo provare a interrogarci e, e a farci delle domande. Poi ho presieduto per un periodo Rainet, che era la società preposta allo sviluppo informatico e quindi in quell'occasione ho avuto la possibilità di ascoltare tante voci, di andare nei luoghi, di sentire e quindi di aumentare la mia curiosità. Vera, Vera in fondo crede di essere una naufraga, perché è finito un pezzo della sua vita. È stata una vita intensa. Lei è un attivista per i diritti umani, quindi sempre nelle piazze, sempre a combattere le cariche della polizia. Una volta in Germania le, le rompono un braccio con la disinvoltura di un manganello che. Che cade su quel braccio e lo spezza. E, e però arriva un momento in cui devi cambiare per poter continuare, che è un po' una frase che ricorre tanto nel libro. Perché noi dobbiamo accettare una vita che cambia, non possiamo immaginare di continuare sempre alla stessa maniera. La nostra vita ha un senso proprio perché abbiamo fatto delle cose, poi ne facciamo altre e ne faremo ancora delle altre. Quindi. Vera eh, pensa di essere arrivata in un momento di, 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 di frantumazione della sua esistenza e invece eh, praticamente la vita la rimette in gioco, la riscaglia nel ciclone. Perché lei è passata a dirigere un consorzio che si occupa di migrazioni, prima lei difendeva i diritti umani di tutti, non solo dei migranti, in questo consorzio si, ci si occupa di migrazioni, è una costola di un'organizzazione internazionale, delle Nazioni Unite, che praticamente eh, difende i diritti umani e soprattutto quelli dei migranti mm. forzati. Ecco. Quando noi parliamo di migranti non aggiungiamo questa parola forzati, cioè non sono scelte nella maggior parte dei casi libere, sono scelte indotte da una serie di situazioni. Il problema è che, questa, che questo consorzio apparentemente dove ci sono soci, una struttura e quant'altro che dovrebbero fare determinate cose è marcia, copre un'attività criminale. Dietro eh, ci sono persone colluse, persone che speculano su questa umanità vulnerabile senza diritti e qui fatevi una domanda di quelle che, come diceva Marzullo, Marzullo fatevi la domanda e datevi la risposta. Ma se c'è un'offerta ci sarà o non ci sarà una domanda? Cioè questi flussi che vedono tra l'altro arrivare determinati, migranti e non altri i maschi devono essere giovani, forti, in grado di essere impiegati in tutti i lavori anche più pesanti. Le donne devono essere giovani perché siano ingravidate. Non ci sono persone di una società intermedia. Voi penserete perché si investe più nel giovane che non nell'anziano? È una riflessione però la sostanza è un'altra le migrazioni non, non intervengono solo verso l'Europa o verso gli Stati Uniti o quant'altro la straga non parte delle migrazioni interviene all'interno dei continenti è una minima parte quella che attraversa un mare o attraversa un muro tenta di scavalcare un muro o va per le montagne per arrivare da qualche parte. Le migrazioni si spostano all'interno dei territori sperando in una vita migliore per sfuggire ad una dittatura e via discorrendo. Quindi il discorso del mare è perché di qua dal mare c'è qualcuno che aspetta quella merce. Non dato. Non... Ecco, io sono abituato a vedere le cose da vicino, quindi il memoir, vedi, il memoir non è tanto il memoir, è quanto l'abitudine a Andare a vedere i fatti da vicino, perché ho avuto il privilegio di farlo per tutta la vita. Il fatto che abbia diretto un master sulle migrazioni e quindi ho potuto approfondirlo a livello universitario e quindi ho verificato come determinate cose non passano proprio nella comunicazione. Non le sappiamo. Gli hate speech che hanno creato questa, questo mondo intorno a questi poveri disgraziati, dei quali noi ci occupiamo quando ci sono fatti eclatanti, vedi quello di Latina o cose di questo genere, ma che come quello ce ne sono tanti tutti i giorni, non è un dato di dire diamo attenzione a questa povera gente, io sono una persona che fa questo mestiere, mi occupo anche di loro. Non è solo questo, è qualcosa di più. Noi dobbiamo imparare che occuparci dei vulnerabili significa essere migliori. Se noi ci occupiamo dei diritti di chi non ce l'ha, noi in qualche modo ci occuperemo ancora meglio dei diritti di chi ce l'ha e quindi saremo in grado non di lottare ma di impegnarci perché ci sia quel, quell'humus positivo perché una società possa crescere, progredire, migliorare e quindi in un'epoca come quella attuale, che è un'epoca tecnologica, rispetto alla quale la maggior parte di noi sono, siamo analfabeti o no, e ci ritroviamo in un mondo dove sappiamo orientarci a stento, siamo quasi dei ciechi con il bastone e allora diventa importante difendere l'umanità, perché nell'era... Tecnologica dove, -tecnologica. Le macchine, tecnologica, dove le armi stanno, dove le macchine stanno prendendo il sopravvento o no, comunque sia hanno degli spazi che non avevano mai avuto e probabilmente ne avranno di più ampi, qui poi sarà da capire se riusciremo a mantenere diciamo, la, la regia di quello che succede. Ecco, L'umanità fa la differenza perché è la nota forte e distintiva che nessun processore quantico può creare. L'umanità è nostra e quindi noi dobbiamo alimentarla, difenderla, e se qualcuno ce la vuole togliere o ci vuole far distrarre, dobbiamo semplicemente dirgli no. Allora, tutto questo discorso mi suggerisce tre ganci, li chiamo ganci preferisco piuttosto che link, visto che parliamo. Sì. Allora, uno, questo è un romanzo, tra l'altro ha un ritmo di un romanzo giallo ed è molto avvincente in questo, cioè cerchi di capire da lettore come andrà a finire. Tu sei straordinario perché mi hanno detto che l'hanno letto di corsa <ride> quando poi si fanno le presentazioni, si leggono i libri, lo sappiamo insomma, tu poi ne fai tante, ma in una notte è tanto perché eh è lungo e poi ci sono anche delle parti che sono... Ma sono andato lungo, ho il... cominciato dal, diciamo, da metà pomeriggio e sono arrivato a stamattina. Ma addirittura Ma, mi sono... hai un'ottima cera. Mi su... No, eh, fingo bene, come mi ha detto una volta <ride> Alessandro Bergonzoni. <ride> Ottima. <ride> bene, è un libro, è un romanzo, però è scritto da una giornalista. E si sente. Io, però, ci ho provato a non far scrivere giornalisti eh, e non c'è eh, niente, niente da fare, parzialmente. Ti Scusa, dici? non noti una scrittura che è una scrittura di chi si sofferma, di chi ha ho, voglia di narrare, ho Ti ho appena detto che c'è una narrazione, ed è anche una narrazione gialla, insomma, mm. in qualche, in qualche con maniera. Un eh, con un thrilling, insomma. Con un noir, anche, sì. no? Perché cioè, ci sono delle esecuzioni, delle, delle nefandezze, insomma, sanguinose, no? E, e il tuo mestiere è quello. È stato quello per tantissimo anni. Però momenti. poi si può pure cambiare, no, ma, o ma, si può integrare, e aggiungere. Ma, ma non è una cosa negativa. No, ma Io noi lo, stiamo lo scherzando, scherzando stiamo facendo ecco, un, un pochino po di, 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 di caparello. Ecco, eh, faccio una citazione colta, non come quella di prima che era, che era suggerita. Eh, chi legge sa molto, chi osserva sa di più la tua vita professionale è stata l'osservazione e poi la curiosità e fare le domande. No? Questo era il primo gancio. Il secondo gancio è dobbiamo parlare, dicevi giustamente tu, a una platea che le cose non le sa, perché le cose non gli vengono dette. E hai una grande attenzione in questo libro ai giovani, al linguaggio per i giovani e ai mezzi con cui... I giovani si alimentano oggi di informazione. Io per anni ho riportato a casa di notte il giornale fresco di stampa, lo poggiavo sulla tavola della cucina, aspettavo il risveglio di mia figlia, poi comparivo tra il caffè latte e, e i biscotti e lo trovavo piegato come l'avevo lasciato io, perché i ragazzi... Non annusano la carta, non ce l'hanno nel loro DNA. Questo era il secondo gancio. Il terzo è l'intelligenza artificiale, no? che, che è molto un tema di questo libro. Ho avuto l'avventura di conoscere un professore che da vent'anni, giovane, studia l'intelligenza artificiale, che si chiama nello Cristianini e Ungoriziano insegna. Fantastico, ha scritto un libro recente che devo leggere Machina assolutamente, Macchina sapiens. Macchina sapiens. sapiens. Ecco. Macchina sapiens è una meraviglia sul futuro è una grande paura. Come vedi tu tutto questo? Allora, intanto, come nella migliore tradizione, non ti rispondo subito. Eh. E quindi, eh, siccome lui ha detto che è una scrittura giornalistica, io vado no, all'incipit. È un istinto giornalistico. Vabbè, quello c'è, quello c'è. Però nella scrittura io ho tentato di togliermi questi panni che indosso e ho indossato per tanti anni, perché la narrazione deve avere un linguaggio completamente diverso. Assicuro. E quindi la parola, a parte che è importante, perché la scelta delle parole fa la differenza, le parole diventano occasione per dipingere un colore, per segnare una situazione, per vivere un sentimento. E quindi io mi sono liberata da, da, da quello che mi è appartenuto per tanto tempo, anche perché, tu lo sai meglio di me, il giornalista i sentimenti li deve lasciare a casa. Per forza. Quando parla non deve dare opinioni, a meno che non sia chiamato a fare l'opinionista. E quindi io voglio sapere quel fatto, come, dove, perché e le radici di quella situazione. E questo deve fare un giornalista però vuoi mettere se deve scrivere? Ecco io che cosa volevo dire nelle prime pagine. Volevo dire che arriva un momento nella vita in cui devi cominciare a potare, devi tagliare, perché se non tagli non puoi andare avanti, perché diventa, devi andare sull'essenziale. Se avessi scritto questa cosa da giornalista l'avrei scritta in una certa maniera, invece quattro ricche. Anche di più. Accarezzava la pianta mentre le cesoie inesorabili recidevano i rami più piccoli e il seghetto le sostituiva, comparendo nella stessa mano in un gioco di prestigio per tagliare i tronchi più grossi. La chioma della tamerice si piegava al suo volere, soggiogata dalla sua sensibilità. L'uomo, poco più che un ragazzo, esprimeva il suo amore per la natura liberamente, la dominava, ma la riempiva di piacere, insinuandosi con la punta delle dita nella sua forma. In lui c'era una dolcezza implacabile. Lei che lo guardava dalla veranda, mentre la sedia dondolava morbida nella luce del tramonto, avvertì come un flusso telepatico. Il suo sguardo si posava su un punto della chioma. Subito arrivava la mano del ragazzo. Quelle fronde le negavano il cielo? Sì, proprio lì, a destra. Le cesoie si muovevano pronte. Guizzavano veloci in quel punto esatto ed ecco il cielo che tornava. Non ci aveva messo più di un'ora per restituirle anche il mare, lucido nel riflesso obliquo sull'orizzonte. Ho provato a cambiare a linguaggio. Allora, come avete Però visto? Vengo, vengo alle tue domande. Come se vuoi. Prima una chiosa, come avete visto, Carmen mi ha messo in buca, ma. Io che ho letto questo libro con grande attenzione ne ho goduto anche la felicità di scrittura che è una scrittura narrativa. Quello che intendo dire è e che là, certo. il personaggio è una sì. specie di giornalista, è, un, è una giornalista... Sì, dentro. è un attivista che ha molti punti di contatto e con fa delle inchieste. E fa un'inchiesta. Certo. Fa un'inchiesta un 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 perché cosa vuole cercare di dare questo libro oltre al piacere di ragionare insieme. Vuole in qualche modo dire attenzione su un tema come questo, ma questo vale per tutti i temi che incidono sulla nostra esistenza, perché la composizione e il senso della nostra società ci riguardano. Beh, evidentemente noi dobbiamo fare un passo in avanti, un passo oltre. E quindi in un caso come questo, di questo argomento, ecco, io ho voluto in qualche modo Offrire degli elementi di chiarezza, eh, siccome, per poter scrivere delle cose, prima sentivamo. Eh, Steiner che parlava di mare perché dice ho sempre navigato eccetera eccetera per parlare di situazioni per parlare di persone per parlare di storie tu quelle storie le devi aver incontrate le devi sapere le devi conoscere devi sapere dove intervengono devi sapere in quale contesto in quale momento quindi il libro è molto calato perché secondo me c'è anche una funzione sociale della narrativa nel nostro tempo nel nostro tempo distratto nel nostro tempo che ha sempre questa corsa che gli impedisce di tirare un fiato e rimanere più tranquillo nell'ascolto. E con la narrazione credo che sia uno strumento straordinario, di questo ne sono assolutamente convinta, come sono convinta che sia uno strumento straordinario l'ascolto. Per cui i libri devono essere anche letti da chi li scrive o da chi poi li leggerà, e non solo, ma vanno bene i podcast, va bene il teatro, perché ci danno quell'occasione di riflessione in un ambito che, dove non c'è distrazione, che ci aiuta ad essere più consapevoli. Ecco, uno del, degli elementi della nostra fragilità oggi è questo, l'elemento di fragilità è la distrazione, che viene invece assolutamente coltivata, viene in, in, in qualche modo indotta, viene facilitata da mille strumenti che, che ci portano ad essere delle persone superficiali. Ecco, la superficialità non ci piace, non ci aiuta. Quindi dobbiamo invece ritornare non alla pesantezza, ma alla capacità di porci degli interrogativi. Quindi questa è la risposta. Per il resto c'è l'investigazione sicuramente c'è il bisogno anche di eh, andare oltre una serie di visioni ordinarie che sono legate a quello che per tanto tempo è stato fatto e che si continua a fare perché eh, avere un nemico che non ti minaccia ammiraglio è, è, è l'ideale se quel nemico non ti può far male se quel nemico è una persona poveretta che che non ha strumenti per incidere, e allora vuol dire che io posso utilmente continuare a parlarne male, a dire tutto il peggio possibile, senza eh, invece accettare un dato sostanziale che per esempio nel 2023 noi abbiamo avuto un crollo delle migrazioni. L'avete sentito? Qualcuno ne ha parlato? Qualcuno ha detto che non c'è stato dopo tanto tempo dei numeri che hanno creato una difficoltà? E così. Non se ne e se se ne parla, se ne parla in una maniera strumentale. Sì, ma lo sapete che a Lampedusa ci sono stati giorni che non c'era un migrante, perché erano in grado di distribuirli sui territori e quindi non c'era nessun problema. Lo avete sentito? Ecco, allora il dato è questo. Qualunque governo a tante latitudini vede nelle migrazioni un problema. Non perché lo sia, per carità, è un problema immenso, però non è il problema. Il dato è che in qualche misura è quell'occasione per dire non siamo noi, sta là il problema. E le soluzioni non si trovano non perché non ci siano, ma perché non si vogliono trovare. Pensate solo al fatto se si potesse favorire l'immigrazione legale. Perché non si favorisce? Perché non si anticipano i controlli invece di farli morire nel cimitero del Mediterraneo o ai confini sulle, tra le montagne o davanti ai muri del, tra il Messico e, e gli Stati Uniti? Perché non si trovano le forme di dire abbiamo bisogno di 100 persone che facciano mes questo mestiere, altre 100 che ne facciano le altre? E si può cominciare a selezionare alla radice e far partire queste persone con dei documenti? Perché non si entra in una logica del genere? laddove poi le migrazioni sappiamo che ci servono, ma poi sostanzialmente perché non possiamo assistere a questa vergogna. Basta, basta, basta. basta, basta, basta. basta. Il problema non è il problema, è che non sappiamo affrontarlo. Non e non vogliamo, e non vogliamo, e lo strumentalizziamo. Va bene, ci siamo presi più tempo un pochino allora posso fare un omaggio al mare? Una, una pochissimo visto che è tutto dedicato alla marina non Dai. uno sguardo dal mare verso la terra come fate voi che cambia anche lì la prospettiva ma dalla terra verso il mare e con tanta musica perché in questo libro c'è tanta musica prima si accennava Puccini e tu giustamente accennavi Madame Butterfly di cui parlava parlava anche la prima parte del libro Vera era seduta sul dondolo della veranda come nel giorno di San Valentino. Questa pagina non l'ho mai letta perché è l'ultima. C'è che fai, ci dai le conclusioni? No, non ve la do. Però c'è un riferimento al mare. Le tamerici che aveva lasciato spoglie dopo la potatura del giardiniere erano coperte di spighe lunghe e sottili, rosa chiaro, delicate come il loro profumo. Soffiava un vento leggero che increspava appena il mare, ancora più azzurro nel contrasto con l'ocra intenso della sabbia. Vera adorava farcorrere lo sguardo che non incontrava ostacoli fino all'orizzonte. Il sole pennellava di luce ogni dettaglio e le ombre erano solo quelle dei fiori. Non erano passati che pochi mesi dall'ultima volta in cui quel luogo le aveva regalato la sua bellezza, offrendole conforto, eppure sembrava che fosse trascorsa un'era geologica. E fine non ve la dico. Grazie. Vera e gli schiavi del terzo millennio, un libro che davvero vi consiglio.